Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miletto. Come sempre, se non siete iscritti, iscrivetevi. Lasciate pure qua sotto il vostro commento come, diciamo, feedback per il video che andrete a vedere e la vostra opinione su questo attrezzo. Così rendiamo il video più interessante. Oggi parliamo del Total Crunch, l'attrezzo Total Crunch. Mi avete chiesto di recensirlo, mi avete chiesto delle informazioni in merito, in particolare un ragazzo mi ha detto, dopo che ho fatto il video sulla panca per fare addominali, mi ha detto: ma questo attrezzo, ecco, ho messo la foto nella copertina, serve o non serve, lo consigli, non lo consiglio? La risposta, per chi mi conosce la sa già, ovviamente questo attrezzo non serve. Per uno che si allena seriamente non è fondamentale. Poi se avete 200 metri quadri di palestra personale, volete aggiungere un attrezzo in più per dare una variante, io neanche lì probabilmente lo andrei ad acquistare. Comunque, a parte questo, lo si vede molto in TV, nelle televendite, diciamo un po' nelle pubblicità dedicate ai messaggi promozionali. Questo attrezzo, secondo me, se uno si mette a terra e fa qualche crunch, fa la stessa cosa. È normale che poi ve lo propongono mostrandovi dei super atleti, dei modelli, degli atleti di bodybuilding o delle atlete di bodybuilding con una fisicata, però vi assicuro che nessuno di quegli atleti si è messo mai a utilizzare questo attrezzo. Vengono pagati per andare a promuovere l'attrezzo e fanno vedere che lo utilizzano. Fine della storia. E attenzione però, questo è il mio parere: se uno vuole intraprendere un percorso di miglioramento fisico, allora deve intraprendere un percorso di apprendimento di esercizi base, e nell'apprendimento degli esercizi base questo attrezzo non viene generalmente considerato da nessun allenatore, da nessun personal trainer. Però tra stare seduti sul divano, quindi, e non fare nulla, ed acquistarvi questo attrezzo e incominciare ad utilizzarlo, ovviamente meglio acquistarlo e incominciare ad utilizzarlo, perché magari l'utilizzo di questo attrezzo vi fa venire voglia di incominciare a muovervi. Magari è comodo perché non vi fa sdraiare a terra, siete lì seduti, tirate avanti, indietro, fate questo movimento. Comunque un minimo di lavoro globale c'è, assolutamente nessuno sta dicendo il contrario, un minimo di lavoro globale c'è. Ma poi, in un secondo step, il mio consiglio è andare ad introdurre esercizi più veri per l'allenamento sia del core, ossia il nucleo centrale, la parte centrale dove ci sono i nostri addominali, la parte posteriore, ma sia per il treno inferiore che per il treno superiore. Di base, quell'attrezzino lì mi dà proprio lo start, la partenza, incominciate a muovere le varie articolazioni e male non fa. Perché? Non fa male perché comunque siete in scarico, c'è, diciamo, viene scaricato il vostro peso corporeo, quindi avete meno carico sulle articolazioni. E per chi è molto fuori forma, magari partire anche con quell'attrezzino male non fa. Però se siete lì che dovete capire come investire i vostri soldi, probabilmente andrei a investirli in altro modo, magari andando anche da un personal trainer a farvi una scheda personalizzata, magari iscrivendovi in palestra, magari facendo un qualcosa che possa avere una visione a lungo termine, perché altrimenti fate come la maggior parte delle persone che acquistano questo attrezzo: dopo poco lo rivendono su Subito, su altre piattaforme, o lo vanno a ficcare in cantina o sotto il letto, così non lo vedono più e non disturba più. Però alla fine avete buttato, secondo me, via dei soldi. Quindi è sempre importante capire di intraprendere un percorso di miglioramento fisico per se stessi, e quindi a quel punto, secondo me, mentre state incominciando, cercate di fare le cose nel migliore dei modi e voilà, siete sulla strada giusta. E poi, se volete allenarvi con me, qua sotto vi faccio provare cosa intendo per percorso serio. Potete andare a scaricare dei video gratuiti che vi possono subito mettere in moto anche a casa senza aver nessun attrezzo, perché, come dice il coach, meglio nessun attrezzo, meglio imparare a utilizzare il proprio corpo nello spazio anche senza pesi, che riuscirete a fare grandi cose e riuscirete magari a centrare anche i vostri risultati. Un saluto, ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!